Beato Franceschelli, noi siamo qua. Uè, carissimo, dunque, c'è motivo? Ecco qua, sulla prima posizione c'è la mancanza di presentazione di parte. Ah, e sulla seconda? Sulla seconda, dobbiamo... Due scatole per un soldo, fabbrica la peschiera, c'è in inglese due scatole per un soldo. Esceri in inglesi due scatole per un soldo, fabbrica la peschiera, c'eri in inglesi due scatole per un soldo. Dottore, incoraggiato almeno voi. Lavananza luce, che qui siamo più scoraggiati di te. In inglesi, due. Allora, vi dicevo, e voi vorresti che la procura generale si spicciasse in due o tre giorni, ma che pazzia, dicevano Milano. Dato, avete visto per caso il giovane del mio studio? Mi pareva che poco prima fosse qui. Domandata a donna Nilla. Ah, sì. Avvocato buffo stimatissimo. Ai piedi vostri, che c'è? Vi dovrei parlare, avvocato. Un momento. Don Aniello, mi date notizie del giovane mio? Avvocato, siamo qua un momento fa. Accomodatevi. Don Aniello è cosa nostra. Troppo buono. Avvocato, preferisco rimanere in piedi. Dunque? L'affare si è fatto grave. Grave? E come? Si è aggravato da un giorno all'altro. Avvocato mio, sì. Leggete qua, leggete. Leggiamo. Ecco. Professore, io sto qua. Bravo. Ma avete fatto stare in pensiero? Sono andato a mangiarmi soltanto una pagnottella. Ogni modo io vi ho preparato una lettera per il curatore del fallimento. Eccola qua. Che va già di, fate cose buone e fatemelo sapere. Speriamo. Arrivederci, avvocato, arrivederci. E veniamo a noi. E qua sto. Tengo un giovane che vale tanto oro quanto pesa. Dunque, per oggi c'è poco da fare. Meno male. Ecco, dovreste andare un momento in cancelleria a copiarvi quel processetto di Zamparella. Uscendo dalla cancelleria mi dovreste fare il piacere di informarvi un momento alla Cassazione per quell'affare di taglia la tela. E passando a San Domenico, vedete se il cancelliere vi ha preparato quelle carte per la pretura. Se la preparate, fatemi un piacere. Andate un momento qui alla pretura di Foria, ecco, avvicino. Sono quattro passi, e di là, se vi potete allungare in un momento fino a casa mia, mi lasciate Zamparella dal portinaio. Una piccola incombenza. Professor, non c'è nient'altro? No, nient'altro, figlio mio, no, è poca cosa. E poi ve ne andate a mangiare, in grazia di Dio, e ci vediamo domani. Sempre si è viva. A domani. Ma voglio andarmi a cambiare la camicia perché sono tutto una zuppa. E allora io che dovrei dire? Tu stai? Sto qua. Mamma, dove stai? Donna Concetta sta qua, ben appresso. Tenete la mezza a voi, date le chiacchiere. Statevi senza pensieri. Sta scendendo dei gradini piano piano. Ah, eccola che sta arrivando. Della libera, io se non muoio stamattina non muori più. Madonna mia, aiutata, mi sento male. Mettetevi a sedere, lei, signori miei, ci potete favorire una sedia? Bella figlio, qui la sedia ci serve. Va bene, per favore, calmatevi, coraggio. Che lo è? E che guai nero che è questo, che guai nero. Avete ragione, ma vedete, io vi voglio dire una cosa. Voi lo sapete che io sono chiara e sincera e che quello che tengo in bocca lo tengo pure dentro. Dentro al cuore. Ma voi vi siete presi un'altra sedia. Se non lo tenete per offesa, noi ora queste sedie ve le paghiamo. Che siamo in chiesa. Vabbè, professor, mi pare che ora fate troppo il difficoltoso per una piccolezza di nessunissima conseguenza. È vero. Ci vuole un poco di scioltezza. Ma vedete, io questa scioltezza... Signore, cosa da niente. Non gli rispondete, non lo contrariate. Abbiate pazienza. Anzi, vi prego, fate il comodo vostro. Volete un'altra sedia? No. E ringando scatola per un soldo.
Eri in inglese fabbrica la peschiera, due scatole per un soldo. Cerini a due scatole per un soldo. Ma te ne vai, sì, o no? Ma la cerina chi l'ha mandata? Guarda che giornata che è schierata stamattina. E dove si fa questa causa? Là dentro. E che? È già cominciato. Titta, rientra, vai a vedere. E Michele, Michele, dove sta? L'hanno portato là dentro. Allora è cominciato. I testimoni, fuori! Oh, mamma della libera, io lo metto nelle tue mani miracolose. Ave Maria, grazia plena, et Domine. E mortissimi nostri. E amen. Eh sì, abbiamo aperto la cappella. Ma che maniera sono queste? Qui ci abbiamo da fare. Signore? 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 Ma che state facendo là dentro? So queste io. Avete ragione, povera donna. Mannaggia chi non vi spara a te e a tuo figlio. Cosa stanno facendo? Mo chiamano i testimoni. Voglio entrare. No, no, il figlio vostro non mi ha raccomandato altro. Lasciate, ma... No, signore. Fatemi passare. No, signore, state qua, signore. Fatemi passare, se non mi metto a strillare come una pazza. Quello è figlio. Quello è figlio. Ma che vogliamo fare? L'opera di teatro, signore. Angelina, là dentro ci sta Assunta. Chi? Aspettate. Lasciate, ma... Perché? Anche qui state. Anche qua sopra. E dovessi renderne conto a qualcuno? Ci voi? E quando mai voi avete dato conto a qualcuno? E meno male che lo sapete. E come, non lo so. Lo so a spese mie. Sentite, donna Concetta, per regola vostra, se sono venuta qua sopra, sono venuta a fare un'opera buona. Chi tu? Tu sei venuta a fare un'opera buona? Tu mi avevi una figlia sotto fiata e poi dici che sei venuta a fare un'opera buona. E avete ragione. Voi mi dovreste sputare in faccia perché sono la causa e la colpa di tutto il male che è successo. Sì, sì. Adesso mi inganti con le chiacchiere. Guardi qua! No, guardi, questo Michele me l'ha fatto, eh? Figli di medaglia da faccia. Sì. E un momento fa, là dentro, ho detto che non era stato lui. Hai capito? No! Filumè, andiamo. Vai, va. Eccola lei. E da dove è uscita? Non ti ho dato. Qua sta il servitore vostro, la vostra livrea. Voi fatti più vicino. Padrone mio. E che andate facendo da queste parti? Tengo gli imbianchini nell'ufficio e me ne sono dovuto uscire per disperazione. Stanno imbiancando tutta la cancelleria. Capare nu candira, gli scavi di Pompei, on fatri. Che fa? Si accosta? Brava, vi state mettendo in bello. Oh, bella figlio, non gettate le scorze a terra, sa? Voi sporcate gli scavi. Si accosta. Come avete detto? Ho detto, vi state mettendo in bello. Ah, oh già, scusate. Sì, in bello. E poi bella, bello come voi. Troppo buono, permettete. Accomodate. Don Aniello, servo vostro. Padrone, nato cliente. Chi è? Don Federico. Chi è quella signora tutto a chitarra? È donna Emilia, la mammana all'arte del lavinato. Donna Emilia! Come sta? Accomodatevi. Grazie, grazie. Prego, bella signora, accomodatevi. Fate il comodo vostro. Qui non si paga niente. Scusate, sa. Oh, niente, sa. Scusate, la signorina è vostra figlia. Ah, presento, il mio amico è Epaminonda Pesce, macchiettista. E voilà! Ah, voi avete cantato all'Edenna? Esattamente. Allora vi tengo stampato in corpo. Troppo onore. No, perché io vi sono venuta a sentire tutte le sere. Emulo di Maldacena. Ma che, amore di... E lei ci veniva all'Edenna? No, veramente. Io stavo scritturata a Roma. A Roma, sì, sì. E dove, dove? Al Margherita? No, no, allo Sferisterio. Ah, allo Sferisterio, no. Bellissimo, permette? Ci sono stato anch'io tanti anni fa, bellissimo. Donna mia, toglietemi una curiosità. Io ho capito, Don Federico. Voi avete messo gli occhi su quella là. Va bene, noi ci conosciamo, parliamoci francamente. No, queste sono supposizioni vostre. Ah, dalla, dai, non fate il gesuita. Ma chi è? Una vicina vostra? No, una volta eravamo vicini.
Adesso lei sta a San Daniele, a Costantinopoli, vicino all'ispezione di pubblica sicurezza. Sapete dove sta quella bottega di stiratrice che nella bella stagione tiene quella persiana verde? Ho capito. Ma voi? Io? No, io sto sempre all'Avenaro, sotto all'arco, per carità. E perciò adesso non ci vediamo più. Volete un poco di cioccolata sciusciarra? Grazie, fa troppo caldo. Dunque, voi siete testimoni alla causa? Precisamente. E l'uomo che hanno portato là dentro chi è? Don Michele, l'innamorato d'Assunta. Ah, così si chiama. Chi? Assunta. Assunta Spina. E che spina! Questa Assunta, per farvi capire a voi, convive da quasi 3 anni con questo Don Michele che fa il macellaio e sta bassa le cavaiole. Ma basta, ma amore di basta. Che ci avete da ridire? Scusate, ma lo sapete che adesso le donne vengono mantenute dai macellai meglio che dai signori? Sì, e poi lo tagli nella faccia. Don Federico, non ci facciamo maestre, eh? Ecco qua, io mo sono una donna e dovrei prendere le parti delle donne. Ma questa volta Assunta ha sbagliato proprio, Ma ditemi una cosa, scusate. Che le niente di meno non tiene né cielo da vedere né terra per camminare. Questo Don Michele ha pigliato e ci ha fatto tutto cosa. Vestite, scarpe, sottanine, camicetta, l'armadio e perfino uno stipetto. Basta, come vi ripeto, l'ha fatto uno di tutto, ma proprio tutto. Sì, va bene, no? Va bene, però... No, ma sentite, lei poi si vuole far aprire una bottega di stiratrice a San Daniele. E Don Michele piglia. E andiamo a aprire. Il padre poi, un povero rimbambito, che non è buono più nemmeno da mettere come tizzone sopra al fuoco, faceva il cuoco nella trattoria della bella Napoli. Ma il principale lo cacciò per disperazione. Allora lei lo fece mettere nella trattoria di Rebecchino. E questo Don Michele piglia. E ce lo mise. E poi non vi dico. Un giorno a Posillipo, un'altra volta a Secondigliano, un altro giorno al ristorante del Pallino. Scampagnate di qua, divertimento di là, gelato, dolce, zeppole di San Giuseppe. Che ne volete sapere? Come infatti questa cioccolata da lei l'ho avuta. Ehi, è tutto questo amore è finito con un sfregio alla faccia. Amore, sì, amore. No. Quella è lei. Don Federico, io a questa Assunta non l'ho mai potuta capire veramente. Ma che ne so, ogni tanto perde la testa per qualcuno e ogni tanto qualche povero figlio di mamma per causa sua passano guai. Ah, è pericoloso. Strambalata, Don Federico è una femmina assai curiosa, vuole bene, non vuole bene, si accende, si spegne. Mo la potete tenere stretta in una mano e in un altro momento vi scivola e scappa come un'anguilla. È interessante, eh? Civetta. Sì, però un certo genere di civetteria. Ah, certo, sicura, avete ragione voi, come no? Tutti quanti le vanno appresso, eppure io, per carità, voglio bene assai. Ma come si spiega, ne? Ma com'è che l'ha tagliata la faccia? Come? Quella si è messa a fare la commedia con una guardia di pubblica sicurezza nello stesso quartiere. Ma sta bene, scusate. Onorevoli signori della Corte, stimatissimi colleghi e gentilissimi. Ma chi sta parlando? L'avvocato. Aspettate, ma mia figlia Tina dove sta? Tina! 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 Mamma, ma che c'è? No, ma vieni subito qua! Ma no, sta parlando l'avvocato, io la voglio sentire! Ti ho detto vieni qua! Non c'è dentro! Mi ricorda il verso del grande poeta che inneggia l'impollente Vesuvio! Ma che dici il Vesuvio? Ma che c'ha secchi il Vesuvio, scusa? Vabbè, chi lo è Paglietto? È un avvocatucolo, vuole vincere la causa e ci fa entrare dentro il Vesuvio, Pompei, la Grotta di Pozzuoli. E chissà da quanto tempo quelli avranno pure fatto la sentenza. Ah, ho capito. Quello vorrà dire che siccome Don Michele è come il Vesuvio, butta fuoco. Che Michele butta fuoco? No, veramente, quello meno le cortellate. Ah, meglio. È una pasta d'uomo, per carità. Ma quando gli scende la bende davanti agli occhi diventa un animale. Meglio. Ma qua meglio. Ah, quello tiene già 2 ferimenti addosso. Ah, il recidì? Meglio. Aspettate, donna Emilia. Dite. Sentite. Dunque, voi a me. Voi a me. Mi sapete? Ma che dite, Don Federico? Mi sapete scapolo.
Avete capito? Ma perché? Perché? Michè! Vieni più bello! Non me la sa! Tu mi subissata un figlio! Michè, non è mamma tua! Due anni, Ernesti. Due anni. A chi se lo crede? Due anni. Andiamo su. Mi tremano le gambe. Vi prendo un poco d'acqua? No. Due anni, non ne mi avete sentito? Vedete? E quando mai per una tagliata di faccia hanno dato due anni? Quello era recidivo. Gli hanno calcolato pure gli altri due ferimenti che aveva fatto. Veramente? Ma qua sopra non si scordano niente. Io per due anni non lo vedo più. Ma che... Se resta a Napoli, siete padronissima di vederlo almeno due volte al mese. Avete sentito? Veramente, né, signor? Ma perché lo possono pure mandare fuori? Molto probabilmente. E dove possono mandarlo? E che ne so, a Capua, a Salerno, al carcere di Avellino, a seconda. Salvo qualche impegno, per mezzo del quale potrebbe anche restare a Napoli. Avete sentito? Allora può restare a Napoli. Dipende. Tutto si può fare, tutto si può accomodare. Io posso acconciare fatti anche più grossi di questo. E chi siete voi? Un vostro ammiratore. 'Ndrangheta. Com'è? Chi siete? Un amico di donna Emilia. Pozzo passanuaia. Donna Emilia. Ah, sì, veramente noi ci conosciamo da tanto tempo. Donna Emilia mi conosce da anni. Donna Emilia, quando mi ammoglio, il primo figlio che avrò me lo dovete prendere voi. Con onore e piacere. Zitto sangue, quello già tiene due figli grandi. Non è vero. Avete sentito che ha detto? Chi è questo signore? Ah, questo è un impiegato di qua sopra. Ma avete sentito che ha detto? No, sentite perché stava cercando... Tina, andiamo a casa, mamma, su, andiamo. No, mamma, voglio sentire come finisce la causa di quel cafone. Ma che cafone vai dicendo? Andiamo a casa. Sentite, io aspetto un amico. Fra 10 minuti sarà libero e se permettete mi procurerò io stesso il piacere di accompagnarvi. Dove abitate voi, scusate? Qui vicino, tenga la carrozza fuori che ci aspetta. Ah, andiamo, no, è comodo. Dunque, volete che mi occupi io perché il vostro amico resta a Napoli? Volete veramente? Voi volete? Oh, mamma mia, è certo. Che cosa occorre? Che vi devo dare? Niente. Ma come niente? Gesù, ci vogliono i denari, io lo so, ma mi impegno tutte cose, mi impegno i ricchini, mi impegno l'oro. Che cosa ci vuole? Vi ho detto che non occorre. Sentite, è parlata, no? Ci vogliono mezzi? No. Voi me lo fate per senza niente? Senza niente. Vuoi fate restare Michele a Napoli? Sì. E se poi lo mandano fuori? Ma no. E non volete... Ah. Allora, sapete, io vi ringrazio. E di che... Grazie. Speriamo che resta a Napoli. Come volete. Palla corta. Andiota, che si dice? E che si deve dire? Uffa! Ed è stata di malumore. Caro Don Federico, vedete, io sto qua, ma la mia testa è stata un'altra parte. Mia moglie, incinta, è uscita di conto da 7 giorni. È bravo. Bravo, sì, davvero. E di che vi mettete paura? Come di che vi mettete paura? Quella può sgravarsi da un momento all'altro. Beh. E chi l'assiste? I guai del matrimonio. Sapete chi è veramente felice, libero e padrone di se stesso? Donna Nì, chi non è ammogliato. Gesù. E lo dite a me. Donna Concetta ha perso il fazzoletto di seta là dentro. Ma che me ne trovi due? No, mandate all'usciere. Quello è sì,
sia, adesso che esce. Domani Elisa Michele sta ancora giù. Ma chi, Tittariele? Ehi! Basta che non mi fa qualche parte. Va, va, sta scendo, va! Tittariele, si entra. Don Michele sta ancora giù. E sta nella stanza dei carabinieri. Io adesso scendo giù. No, no, state qua, sono a caso, c'ho 48. Oh, 48, ma perché la mamma sta ancora giù? Chi? Quella? Pare la Vergine delle Sette Spade. Poverella. E mo che ha sentito che Don Michele lo vogliono mandare fuori. Le è venuta una specie di insulto. Chi? Dove? Fuori. Ha detto il maresciallo dei carabinieri, no? Al carcere di Santa Maria Apparente e di Sant'Eframo non ci sono più posti. Tutti condannati d'oggi e vanno da Avellino. Eccolo! Scusate, permettete. L'ho trovato! L'ho trovato! Donna Su, mi dispiace. Volete che vada io a vedere Abbasso se veramente lo mandano fuori? E no, e poi se Abbasso ci sta la mamma, quello poi lo sa che fra me e voi c'è una... Ma dentro un po' capire delle combinazioni. No, Emilia, voi che fate? Io me ne vado. Vi ringrazio molto, Don Federico, ma a noi ci accompagna questo giovanotto che tiene la carrozzella. Vieni a mamma, vieni. Tu adesso va, aspettami alla bottega. Non Dio dà, mantenetevi forte. Ve ne andate? Tenga che fa. Vi auguro che tutto riesca per il meglio. Caro Don Federico, siamo in mano a Dio. Buone cose anche a voi. Potevate farlo restare a Napoli. Ah, quel vostro amico. Io voglio farlo restare a Napoli. Vabbè. Lo potete fare? Per voi si fa tutto. Solamente... ci dobbiamo pensare subito. E vabbè. E dove possiamo parlare? Qua no. A casa mia. Anche adesso. Andiamo. Campagnosi, muovo bene, non ci servo liete sposa, goppa levera di rosa, e chiudo c'ha sta con te. E chiudo c'ha sta con te. E come vi dondolate anche voi? State attenti che cadete dalla sedia. Dondolare? Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che non dovete fare il pomicione, il farinello. Uè, oh, e tu fai quello che devi fare, tu. Andiamo, ragazze, che è notte. E vedi se queste pettegole non escono sempre in mezzo. Eh già, pettegole, che ho detto? E allora fai quello che devi fare. Ernestina, dammi questi colletti. Dunque, chi ha detto lei che io faccio il farinello? No, signore, ma perché? Forse vi siete pigliato collera? Mi volete arrestare? Qui stanno pure i polsini. Mettili qua. Arrestare lei? Lei no, ma se mi viene a taglio sto moroso le faccio vedere che lo faccio dormire una notte su un tavolaccio. Oh, vera. Sentite, don, come vi chiamate? Mancuso Sante, ma obbedirmi. Sentite, don Mancuso, l'innamorato mio si fa i fatti suoi e non ha mai avuto niente a che fare col tavolaccio. Ma che cos'è questo tavolaccio? È il letto dei carcerati senza materasso. Sì, sentite, don Mancuso, per Zitta, regola... Zitta, bellezza, scherzate. E voi scherzate sempre. Guardate il compagno vostro come si sta zitto e qui. Uè, ma dove sono i colli dei brigadieri? Non li trovo, eh. Ah, ma fossero quelli. Brigadieri, sono questi i vostri colli? Sì. Ah, e allora tenete, Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. E tre paia di polsini. Tenete tre paia. Uno, due, tre. Favorite. Voi pure siete della Sicilia? Abruzzese. E al paese vostro non si parla, è vero? Sì, si parla. Lo lascio stare. Ma voi? A che pensate? Chi ha da pensare? All'innamorato. E come si chiama?
La lascia stare. Ma quando siete scucciando, sa? E facetici parlare. Come si chiama? Regina. Regina? Ma che bei nomi che tenete lassù in Abruzzo. E voi? Voi come vi chiamate? Flaiano Marcello. Marcello! Marcello! E perché? Se l'innamorato mio si chiamasse Marcello, sai quanto gli vorrei più bene? Ecco, bravo! Regina e Marcello! Avanti e sposi! Evviva gli sposi! Sentite, sentite, come suonano belle le zambogne! E voi ce l'avete le zambogne? O facete Natale sotto la fornacella? Ma che te credi? Che io vengo dallo paese dei selvaggi? Paese me è Pescara, è città di Marina, e se vedessi che Marina è tutta verde, e mica come allo mare vostra, che è sempre turchino. I zambugnari, sì che ci vengono a Natale, e se ne salisce dallo basso della Marina alla mezzanotte e cominciano a suonare le zampogne e la buonanotte. Le cantine stanno aperte e la neve si spande bianca bianca e riluce la luna in mezza lucele sopra la marina. Ce l'avemmo ci le zampogne e ci avemmo pure le campane che suonano a distesa. E alle campane di Pescara rispondono quelle di San Rocco, di Castellammare e di Spoltore. La luna riluce sopra la neve della Maiella e dentro la chiesa rilucono tutte le candele accese. E bravo Don Marcello, guarda un poco che ci tenevi in corpo. Andiamo su, ossia benedica, ragazze, picciotte, buon Natale. I colletti li hai presi? Ecco qua. E così li porti. L'hanno piezze carte. Amara siete. Non fa niente. Io sono amara e qualche altra è dolce. Non si può proprio sopportare. Ma non ha la rete, la carta. Favorite? Due altri colletti ci devono essere. Me li prendete dopo Natale? E domani no? Domani? Domani è la vigilia. Ci dobbiamo mangiare il capitone. E buon provi faccia. Me ne vado. Addio, morettina. Iat. Amaronno v'accumpagna. E Sant'Onofrio peloso. Andiamoci a chiudere, su ragazze. Facimmo secunda, ambress. Tu quanto devi avere? Io 2 lire e 6 soldi. I 6 soldi sono miei. Perché? E la pizza di ieri non te la ricordi? Ho cacciato 6 soldi per te e 2 soldi per Michelina. Che ha fatto Michelina? Uè, sapete, è uscita una bella luna. Michelina, Michelina. E vedi se si muove, Michelina. Sto qua, mamma mia. È arrivata a Ciandoso. Sì. Mamma mia. Sei soldi a me, Quanto so. È venuto qualcuno? Io non ho visto nessuno. Lei voglio, è venuto qualcuno? No. E che fate voi qua? State ancora qua? E se non venivate voi? Oh! E l'ombrello che stava qua, chi se l'è preso? Ma quale ombrello? Ah, sì, ci stava un ombrello, l'ho portato dentro. Donna Assunta, noi ce ne andiamo. Buonanotte e fate buon Natale. Buonasera, buon Natale. Buonasera e buon Natale, grazie. Donna Assunta, buon Natale. Buon Natale. Don Assu. Figlia mia, su questa terra non ci sono contentezze. E chi me l'avesse detto pure a me? E va bene. Va bene. Don Assu, lo sapete che mia figlia Tina se n'è scappata? Tina?
Quindi se ne è scappata? Se ne è scappata col macchiettista, vi ricordate? E paminonda pesce. Tina, Tina, Concettina. Tina, Tina, Concettina. E mi ha lasciata sola. Senza pietà. Barbaramente. A Gesù, Gesù. E mo mi sono rimasto solo gli occhi per piangere. Donna Su. Donna Su, vi ricordate com'era allegra, eh? Quando si nominava Donna Amelia a mano, si mettevano a ridere tutto quanto. Eppure mo. Ridono tutto quanto. Già, l'ha voluto imparare l'educazione. L'ha voluto imparare a leggere e a scrivere. L'ha voluto fare fascia andosa e tecca di questo. Ma che coraggio, Gesù. Ma come si è potuto cambiare così, io non lo so. Era così una brava guaglione, ma voleva tanto bene, io volevo tanto bene. L'altro giorno mi ha scritto da Livorno. Cara mamma, perdonatemi, ma io sono più infelice di quello che credete. E allora perché te ne sei scappata? Perché mi hai lasciata sola? Perché non te ne torno? Torna su. Voi non vi potete immaginare quando io mi sveglio la mattina e non me la trovo vicino. Già chi mangia più, chi cucina più, chi dorme più, chi fa più niente. Di giorno me ne vado a mangiare nelle trattorie, sola. Un mano studente. Che dite? Tornerà. 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 Tutto finisce, gli uomini si seccano. Pure voi, donna Su, siete sfortunate, lo so. È colpa mia. E quel bel galantuomo di Don Federico che fa, eh? Lo sapete? Mi lascia. E trovatevene contenta. Quello non era cosa per voi. E che va detto? Che vuole fare? Che vi stava dicendo? Ma chi? Quando? Mo, sotto l'acqua San Gennaro. Che vuole fare? Non stava parlando con voi. E come? Chi lo nega? E che va detto? Che vuole fare? Che parla? In un momento! Che vuole fare? Un momento, donna Su, Perché? Ve la pigliate con me? Io tengo il cuore scuro, più scuro del vostro. E perché quel paraterno non mi fa sprofondare? Ma che fa? Che vuole fare? Va, viene, torna, se ne va, mi lasci. Che va detto? Ma che ne so? Ma che è successo? Io non so c'è niente. Voi non vi ricordate, no? Sopra il tribunale che mi avete detto. Ma avete detto che voi Federico lo conoscevate bene, che era una brava persona che mi poteva aiutare. Io ho detto questo. Donna Su, ma che dite? E voi con un'altra testimonianza così mi mandate in galera. Voi non sapete niente, è vero. Ma che devo sapere io? Che ne posso sapere di quello che ho combinato voi a lui? Voi lo sapete bene, Ronnemi. Voi siete l'unica persona che lo sa. Io sono stata buona a tenere il segreto con tutti. Federico viene qua quando le ragazze non ci stanno. La madre di Michele non sa niente, non ha capito niente. Pensa che io voglio far uscire il figlio dal carcere. E che Don Federico viene qua, da queste parti, per riflesso di Michele, va pure dalle parti sue. Avete visto? Che sono stata capace di fare. E io fingo di piangere. Di ridere, di disperarmi. Neppure una commediante. Ho avuto la faccia di andare a trovare a Michele in carcere sempre, sempre. Fino a un mese fa. E Michele non sa niente.
Io metto in pericolo la vita mia per un altro. E quest'altro mi lascia. Avete visto? Tutto si è pigliato, tutto. Tutto mi ha rovinato. Maronna, mi ha rovinato. E mo' mi lascio. E fa bene. Fa bene, io me lo merito. Gesù. L'antivigilia di Natale. Tutto si è pigliato. Tutto. Ma, Don Michele, fra quanto tempo esce? Ancora 3 mesi. E fra 3 mesi? Non mi trova più. Ve ne andate? Sola? E dove andate? E chi lo sa? Donna Su, Don Federico qua ha lasciato un ombrello. Me l'ha detto lui? Sì. Mi ha detto che più tardi se lo viene a prendere. Quando, mo? No, quando ha finito di giocare. Sta giocando nel caffè a Porta San Gennaro. Voi che strada fate? Ah, io mi ritiro, donna Su, perché è tardi. Sentite, se passo davanti al caffè, che faccio? Ve lo chiamo? Che dite? E ditegli che gli devo parlare assolutamente, necessariamente. Donna Su, non ve la prendete con me. Perché? No, voi avete ragione. Io vi avrei dovuto sconsigliare. Però, avete visto? Dio mi ha castigato. Andate. Lo vedete? Io adesso vi preparo la cena. Statevi bene, donna Su. Statevi bene. Te l'aspettavo. Madonna mia. Ma non ti mettere paura, su. Non so io. So io. Tu sei uscito. 3 mesi prima. Ma te l'immaginavi? E come sei uscito? Sono uscito. Ma perché diremmo così, Dio mio, Dio mio. Ma come, tanta impressione ti ha fatto?
Sì, sì, hai ragione, sì, sì. Certo, io ti dovevo avvisare. Non sapevo niente manco io. Allegramente, su. Sì, sì. Sì, sì. E mo? Ma mo che? Bevi, me. Bevi. Sì. Come si vede, eh? Che non ce la fai a stare sola. Come? Che dice? Ah! Chi è invitato? Ci è invitata a Pupponella, Mara Pupponella, ma non viene. Mi ha detto che non può venire. Quasi quasi. Da stamattina, non sai che tengo corpo? Due maccheroni sfatti e tante di pane, eh? Questo è quello che ha passato il governo a mezzogiorno. E allora? Allora, come sei uscito? Dalle. Ma io sa che saggio. L'appello che feci, no? L'appello che ridusse la pena a 13 mesi. E non fatti 10, questo so. E perché? Perché? Perché in primis ho fatto buona condotta. Sì, sì. E poi perché Don Federico Funelli è stato per me come un fratello, qua. Sì, sì. Ma un bello, sai qual è? Che neanche lui lo sa. Lui si crede che io devo uscire venerdì a 8. Invece sono uscito 7 giorni prima. Domani ci voglio fare una sorpresa a casa, qua. Ecco, ma parla a me in lui, eh? Che mi dici, assunto? Ma tu sei venuto subito qua? E da tua madre non sei andato? Mo, quando esco di qua... Mangi, mo, no. Mangi, ma poi dormi. Mo? Mo. E mo voglio staccare. Domani ci vado, no? Tanto man mano, anche se ha niente, un giorno di più, un giorno di meno. Come hai detto che la comare non viene più, eh? Chi? Tu così hai detto. Ah, sì, sì. Volevo fare una cosa. Che cosa? Mangiamo tutti e due. Ti dispiace? A me? Ma mangi pure tu, eh? Mangio pure io, sì. Ma io non vengo a pedita. Genovese di fredda, mozzarella, è brava, eh? È brava. Ma dove vai? Vado a cattare un po' di panno. Ecco, è questo? Manca perduta la gabba, eh? Da sito, te fo. Nel cassetto, tira il cassetto. Ehi, un curtiello mio, eh? E che sto manco niente si ricorda, eh? E si ricorda quando aprì la macelleria alla sanità. E mangi, forse, là. Mangi, bevi. Dai. Tengo la sete di morto qua. Da quanto tempo non bevevo vino? Allora, andiamo a cena. Ma quando è stata l'ultima volta che mi sei venuto a trovare? Vediamo se te lo ricordi, da. A chi vai pensando? È stato un mese fa, 24 novembre, mercoledì. Ti ricordi che mi portaste? I sigari. È pure un'altra cosa. Che? Non ti ricordi? Il tuo ritratto. Assunto il. Aprite qua. Senti, ma poi com'è che non sei venuta più? Chi io? Che io? Perché non sono venuta più? È perché il permesso non me l'hanno dato più. Ma scusa, ma ce lo potevi dire a Don Federico, no?
Comunque ne tiene altre per la testa pure lui, eh. Hai saputo che se ne va da Napoli, no? Chi? Don Federico. È morto il padre della moglie. Ecco, non te l'ha detto? La moglie? La moglie, la tiene a Cosenza. Stava assieme col padre che... Assù! Ma che ti senti? Assù! Niente! Assù! No, niente! Ma che state? Non gira la testa, niente! Come? Ma perché? Niente, ma è passata! È passata. Non ti preoccupare, siediti. Siediti. È passata. Non bere più. Non bere più. Hai fatto scogliere il sangue, sai? Senti. Senti, se io ti dico una cosa, tu ci credi? Dammi la mano, su. Vieni qua. Assettati vicino a me, Franz. Ma io ti devo dire una cosa. Una cosa seria. Vuoi venire qua, sì o no? Senti. Aspetta. Non ti vedevo da tanto tempo. Oh, mi pare che ne si è fatto più bello. Aspetta, aspetta. Guarda. No, no. Dai, c'è la capo. Voglio vedere che ti facete in faccia. Dai. Aspetta. Fammi vedere. Me l'hai perdonato. Sì, sì. Lascia, lascia! Sangro diavolo d'affare, eh? Ma perché? Perché? Io non me lo merito. Non sono degna. Non sei degna? Ma che vai a ricevere? Non me lo merito. E perché? Tu sei stato carcerato. Io? Tu? Sì. Ecco chi. Chi è stato? Non lo conosci. Hai fatto bene. No, io non ho fatto bene. Aspetta, non ti mettere paura. Dai qua, dai. Fammi parlare. Parla, contami, contami. Mentre io stavo carcerato. Quella notte stessa che tu sei stato carcerato, io sopra il tribunale ho incontrato un signore, una che mi ha detto che ti avrebbe fatto restare a Napoli, che lui stesso era capace di farti restare a Napoli. Ecco, sì. Ma conta, se dai. Se avessi voluto. Tu mi devi credere, capito? Io gli ho creduto. Io gli ho creduto perché mi avevano detto che ti mandavano lontano, che non ti avrei potuto vedere più. E io ti volevo vedere sempre, sempre, non soltanto una volta alla settimana. Certo, chiaro, chiaro. Ma tu mi devi credere, Michele. Mi devi credere. Mi devi credere. Ti mandavano lontano, Avellino, non lo so. Tu non mi credi. Non te ne importa. No. No, e te ne importa. Te ne importa, te ne deve importare. Ma tu... Se muo fai una devota carcerata. Io non ci voglio tornare. Tu muo fai assaggiare una devota pananiera in dei cancelli. Tu... Tu che sei l'ultima femmina del mondo. Beh, tu sei l'ultima femmina del mondo. Non ma stai là! Ma mi sei indovino, eh? Mi hai messo un veleno indovino. Gira la testa. Io. Ma perché? Ma perché sono tornato qua? Dovere mio, appena sono uscito dal carcere, il mio dovere è
Dovevo andare da mamma, no? Michele! La mamma mia bella! Eh? Michele! Che state? Parla! Se no te devo un mondo. Chi è sto? Lo conosco! Tu lo sai. Don Federico Fonelli. Chi lo vecchio? Che lo vecchio era meglio di me. Schifoso. Amica! Chi è stata? Sono stata io.